Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è un video speciale, per un evento speciale. Praticamente andiamo a celebrare il 200° video per il canale. Quindi reagiremo ai vecchi video. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e spariamoci il video. Ok, allora, partiamo con la piccola precisazione però. Perché all'inizio usavo molta musica protetta da copyright. Durante lo scorrimento del video, quelli protetti da musica copyright ovviamente sarò costretto a cambiare la musica. Invece quella che non c'hanno questo tipo di problema, vedremo la musica originale. Allora partiamo col primo video del canale, di questo canale, che è Quadro Infinito di Duchamp. Quindi partiamo. Che poi in realtà questo sarebbe il secondo, perché forse già l'ho raccontato qualche volta, che il primo fu quello della Natività. Poi fui costretto a riaprire il canale, quindi vabbè, questo quasi per la mai. Questo quasi detto per il primo e l'altro diventa il secondo. E questo quando l'hai fatto? L'anno 2013? Sì, 2013, faccio vedere, passare tempo. O quando caricavi 3 video all'anno? Questa era una bella musica, peccato che. Sarebbe? Brady Seal. Quanto tempo ci ho messo per farla? Questo dove ti parlo forse nell'arco di un mesetto. Ma poi magari se l'hai dovuto pure cambiare? Massimo, infatti se guardi bene si vede il cambiamento, dovuto cambiare colori. Deve dare più questo effetto di terra bruciata, guarda. Vedi? Si vede, cioè, nelle zone, guarda, che sembra proprio fatto tipo di terra. Dovetti modificare un po' i colori. Assolutamente, cioè perché te l'hanno chiesto? Sì, fatto su commissione. Cioè tu eri partito da fare una cosa e poi no, praticamente mi fu data questo bozzetto, cominciai a farlo e poi mi resi conto che i colori devono essere più l'effetto di cui ti dicevo e quindi dovetti modificarli. Il video pure questo è anche insomma abbastanza breve, infatti è 1:43. Sì, infatti non l'abbiamo mostrato. Peccato, come ripeto, non poterlo sentire la musica originale. Vabbè, da dopo teniamo tanti video dopo quello che è successo che non ce l'hanno ancora. Ok, allora questo è il primo video. Ci vediamo al secondo video. Allora, secondo video. Che in realtà non è il secondo, però è il secondo. Perché allora vi spiego come. Allora, per farla breve, questo è il primo speed up. Solo che però è stato caricato tipo successivamente, tipo, anche perché all'inizio ci furono un poco problemi per quanto riguarda la rotazione del video. Sì, perché non perché il telefono stava su una base così. Con un vecchio iPhone 5, quindi fu un po' complicato. Questa cosa è stata fatta su mia richiesta, perché gli dicevo Martina, mi diceva devi fare video su YouTube, devi fare video su YouTube, e si è messo la prova. Io li caricavo tipo due all'anno. Ok, allora partiamo, vai, fallo partire tu, partiamo col secondo video. E non va che ti Road Walking Dead. Okay. Mamma mia, guarda come era. Perché se vecchio, se guarda anche i vecchi video, vedo com'è diverso, cioè qua sta qua una striscetta di video. Ma certo. Pure negli altri c'era un quadratino. Anche perché il programma che noi usiamo per poi montare. Vabbè, l'abbiamo scoperto dopo che si poteva usare in modo diverso e evitare poi queste bande nere laterali. Ma forse non c'era neanche in quel momento quel tipo di. No, perché non stavamo usando quel programma, usavamo quello per velocizzarlo. Vabbè, a parte che non vabbè, forse tu intendi per quanto riguarda la grandezza, perché quello che grandisci è una striscia, non è un video tra virgolette, sembra tipo quella pellicola. Vabbè, però c'è di bello che questo dimostra non solo, ma poi ti dimostra come poi le cose cambiano col tempo, la padronanza che si acquisisce nel fare queste cose. Un po' sul sondaggio quanti si è avuto, volete altri video su tutti i dedo? Vediamo. Vabbè. Aspettaci così vedi quanti. Cioè devi tornare un po' indietro. Facciamo così e poi così. Vedete altri video su. Siamo 100%. Oh yes, allora vabbè, altri video su Duolingo. Tanto poi abbiamo messo comunque lì. Vabbè, e vediamoci al prossimo video. Terzo video. Allora raccontiamo un po' la storia mentre parte. Allora è partito. Ok. Dicevo, questo video io ce l'avevo già diciamo in produzione, lo stavo già montando. Non l'avevo ancora completato, anche Daniele mi disse lavora a YouTube con più impegno e quindi praticamente questo qua poi successivamente cominciamo a lavorarci insieme fino a completarlo e portarlo nel canale. E questo poi è stato pure l'ultimo video che ho fatto da solo. Cioè da solo, senso, senza il mio aiuto comunque mi voglio dire. Forse sì, poi mi ricordo che stavo scegliendo la musica perché ne volevo una che fosse bella ma non protetta da copyright. Poi mi pare che alla fine comunque scelsi una.
Per copyright, perché sì, perché tendenzialmente perché succedeva all'inizio, quando io usavo solo musiche protette da copyright, nel momento in cui realizzavo il dipinto o pensavo al video, già pensavo pure a quale musica devo usare, quale canzone, quale musica, quindi automaticamente era scontato che era protetta da copyright. E invece vabbè, poi vediamo, magari lo scriviamo dopo il video. Tra questi video che ho selezionato ci sta quale è venduto, cioè quale è venduto tra questi quadri che non stiamo allora vedendo? Il primo che abbiamo visto, Infinito di luce, non sta più con me. Okay. Andato. Questo qua invece è mio, questo collezione personale. Invece non so se lo faccio vedere questo video, Dragon Ball oppure non c'è più. Dragon Ball non c'è più. Quello vecchio. In effetti ce ne sono due adesso. Uno non ce l'ho più e l'altro invece è ancora mio. Partiamo con il quarto video. Ok, facciamolo playare e partire. Ok, è partito. Ok, ma no, ma che ti astronomia 2017. Allora, questo video è stato realizzato per i 50 iscritti. Allora, diciamo che all'epoca, quando pensavamo facciamo 50 iscritti, dicevano wow, siamo famosi, gli Stati Uniti stavano in vacanza. Eh sì, perché tu non vai immaginare che 50 iscritti invece magari non è proprio niente. Cioè, tipo stavo in vacanza, mi diceva ma wow, ma c'ho quando arriviamo a 50 iscritti, ma la gente ti riconosce, che traguardo. Ma siamo a 5 minuti, volevi dire questo è stato difficile? Sì, allora sembra molto semplice perché insomma il disegno è banale, di pochi elementi, però posso dire che chi fa questo tipo di lavori qua sa quanto è difficile. Ogni movimento che compie questa astronave è un disegno diverso. Quindi non mi ricordo neanche quanti disegni ho dovuto fare per poterlo realizzare. Più di 1000 fotografie. Ma tantissimi, si vede, perché cioè ripeto, è come fare un cartone animato, è un cortometraggio. Però potresti farlo, Vorrei fare qualcosa di speciale 50.000 iscritti, cosa potrei fare stavolta? Ah, potresti fare però un cartone, perché comunque si portano di quella. Secondo me l'unica cosa che è bello, però potrebbe migliorare, e forse andiamo velocizzato proprio un poco. Magari renderlo prossimo, più smooth, per renderlo e magari più il prossimo portiamo questa piccola modifica. Ma non di tanto, di poco, capito? Perché immagino che vorrei farlo veloce. Cioè sì, i movimenti. Vabbè, io là per là quando l'ho realizzato ho pensato che andasse bene così. Mi piace, sono ancora soddisfatto. Comunque ci hai messo tempo per farlo. Non è che, ripeto, non è che fai. Fatto. Ma quanti fogli? Quanti hai usato? Un sacco di fogli? Non mi ricordo, ma sì, tanti. Ogni volta era un foglio diverso, un foglio nuovo. Però quanto tempo ci hai messo? Forse una settimana. Thanks 50 al prossimo speciale. Bellissimo. Ok, fino anche questo. E anche questo video è andato. Ci vediamo col quinto video. Yes. Quinto video. Prima esposizione personale ed è anche una delle prime volte dove fai una cosa in pubblico. E dicevo che è anche il mio primo vlog, effettivamente. Sì, del canale penso, se non ci sono altre già, cose. Già, primo parecchie cose. Prima esposizione pubblica. Primo vlog. Primo facecam. Sì. Cioè in realtà già la gente sapeva com'eri perché stava l'immagine del canale. E automaticamente essendo il primo vlog, la prima volta che scelgo di comparire poi in video. Allora partiamo. Forse è meglio di no, è bello di piccione. Ok, allora partiamo, 3, 2, 1, vai. Salve, amici artisti. Oggi sabato 17 febbraio 2018 si deve la mia esposizione personale. Ora sono le 14, continuando a organizzare il necessario, ci vediamo al 17. Allora posso già dire che rispetto ad oggi sei proprio impaurito come. Cioè, ma ricordi quante volte l'ho ripetuto? Mamma mia, ma sento. No, vai, ripeti. Stava il codice QR che poi alla fine era temporaneo e non funzionava. Esatto. La prossima volta. Vabbè, alla fine servì solamente per far leggere alle persone che a parte i divini c'era anche il riferimento del canale. Però questo ambiente mi piaceva molto per il pavimento e le luci, devo dire la verità. Magari non era proprio strutturato per una cosa del genere, perché anzi, meno male, grazie a te. La giornata fino a giunta a termine, la giornata è stata bellissima. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, al prossimo video. Ah, questa è anche la prima volta che abbiamo messo le schede finali. No, le schede finali, però lo sfondo per le schede finali. Lo sfondo finale. Questa musica rubata da nessuno. Vabbè, da un collega, dai.
Ok, anche questo video allora, andato... quella non è di nessuno, non è suo, mia, è di tutti, chiunque la può utilizzare, no? Mica che fa il personale. Ok, questo video è andato, ci vediamo al prossimo sesto video. Sesto video. Ok, tema custom, prima custom del canale. Il canale. Che la mia vecchia Nintendo mi pare che ti ho dato e tu l'hai customizzata. Ok, facciamo la partita. Bella scelta del soggetto, perché Transformer... Guarda qua la qualità com'è cambiata. Già qua ci fu... Non era neanche... No, però già ci fu un piccolo salto evolutivo, vedi? Ma ti ricordi qua, questa possiamo raccontarla, ti ricordi stavo con te, tu dovevi spezzare? Qua decisi di fissare i colori. Per non farla staccare dopo. Non ci pensare. Meno male che fissi all'interno, perché... Lo spray fissante, diciamolo così, comincia a mangiarsi il colore, meno male che era all'interno, quindi dovete vedere di farlo quasi completamente all'interno, per fortuna. Vabbè, sono inconvenienti che possono accadere. Tutto comunque soddisfatto. Vai, vai, vai! Oh my god! Oh no! Oh, bella, lascia like. Mi piace quando poi vedi un video vecchio e compare suggerimenti di un video nuovo. Video vecchio e video nuovo. Ok. E anche questo bello è andato. È andato. Ci vediamo al settimo video. Settimo video. E questo è il primo di un. Sentiamo. In questo video cominceremo una serie di manga che passeremo nel canale una volta a settimana. Mi farò aiutare dalla mia, perché solitamente ho giocato sempre su iPhone, ma su PC è un po' diverso, quindi mi farò aiutare da lui. Noi perdiamo 5 chiacchiere e partiamo con la costruzione del mondo. Wow, allora posso dire che qua parte l'avventura Minecraft o Minecraft. È vero che sono poche puntate, però comunque c'è è iniziato il 2018 e ora siamo nel 2020, quindi sono passati pure quasi. E poi sono anni. Tipo 18-19 già episodi. Non sono tantissimi, ma insomma, un bel numero. Allora, qua possiamo raccontare tante di quelle cose, no, su questa serie. Allora, possiamo raccontare che ogni 2 secondi dovevamo almeno all'inizio staccare e attaccare, perché il programma che usavamo, che vabbè, sta scritto Fraps, per registrare, tipo, essendo che era la versione di prova, dovevi tipo ogni 30 secondi dovevi vedere là, controllare che si stia registrando ancora. Quindi ogni 2 secondi dobbiamo staccare e riattaccare. Ecco, della mia voce. I cazzi loro sono. Anche la mia è penosa. Taj Mahal, ti ricordi tutte le situazioni su. Allora, questa è poi un'altra cosa. Allora, vorremmo fare una serie su Minecraft dal telefono. Pocket Edition, che tu hai costruito di cose. Ma sulla. Ma che cambiasse iPhone? Sull'iPhone che abbiamo non si vede, sta tipo là. Praticamente ti arriva il mondo che era Maryland, giusto? Infatti si chiama Minecraft, il mondo si chiama Maryland, Maryland si chiama. Sì, Maryland. Perché in onore al vecchio mondo, quel mondo teneva un sacco di cose, avevamo costruito il sole e la luna. La luna, Poi abbiamo costruito Jurassic Park, però proprio, cioè quando dici Jurassic Park... Con il binario che lo girava tutto... Poi abbiamo costruito le cose sotto acqua, l'area 51, a Dudu abbiamo costruito... Poi che allora... Il lido spiaggia con gli ombrelloni. Il lido con gli ombrelloni. Wow, vabbè, poi il castello che mo stiamo ricreando. Il castello enorme. Che poi la laggava perché uscirono le donne di gattopardi. Un casino. È finito. Quindi ho finito. Io unboxing delle magliette. Che quindi ci vuole l'effetto giusto. Secondo me un po' di effetto un po' più. Vai, ci sei. Pronto, 3, 2, 1. Dai, ce l'abbiamo anche adesso. Allora. Andiamo a reagire a questo video che è molto bello. Vabbè, ovviamente dalla maglia abbiamo visto sarà l'unboxing della maglia. Ok, partiamo. Salve a tutti amici artisti. Oggi finalmente apriamo il parco da Stefanella e ne guarderemo il contenuto. Adesso la 2018. 10 agosto 2018, non ho quasi 2 anni, si può sentire. Va. No. Ti guardo. E invece l'audio il tempo non dovrebbe passare mai. Ti guardi invece l'audio come guarda la sentinella del capello, ti guardi se hai quello sticketto così, cioè ce l'hai ancora lo stickone. Tu pensando che per me il tempo non passare mai. Cavolo. Sono 42 anni, questo è cambiato. No, ma veramente per me non deve passare mai. Cioè è bello pure riguardare questo momento, però non è stato passato.
Finalmente. Ci avete un po' di tempo però per farle arrivare. Sì. Forse anche un po' più del previsto. Se guardi la maglietta che mi hai comprato di Spider-Man, pure vi lasciare un po' di tempo per farle arrivare. Cioè, ma alla fine sono ammaccata a noi e sto andando per farle. E meglio, guarda che il pacco, guarda. Che lo usiamo in tutti i video perché è proprio speciale. Speciale Mariano Baghetti, è un'esclusiva. Guarda che la facciamo di bello. Sì. Era arrestate, eh? Sì, perché con Verona abbiamo fatto maniche corte. Forse faceva caldo pure più di adesso. Guarda, 10 agosto. Vabbè, non abbiamo, non è usciti di, non abbiamo fatto il 10 agosto, però con faceva caldo. Faceva caldo. Adesso non ti vedo. Ok, allora, qua c'è da dire che non ne, non ne abbiamo fatto per il massimo, però esatto. Comunque cioè, ha fatto la sua. Aspetta, vai, fai così. Come l'altra volta. Abbiamo fatto per caso il sondaggino? Ah, ok, no, volete altri di unboxing? Sì, al 100%. Di unboxing, se vi è piaciuto, da adesso in cui la maglia del video perché è questa qui. Vi ho detto prima, lasciate un commentate, lasciate un like e iscrivetevi al canale. A questo video. Bello. Però secondo dobbiamo portare un attimo una modifica. 3, 2, 1. E dai, che l'abbiamo tolta. Questo altro video per me idea brillante. Questa la, ora lo, aspetta, facciamolo partire da 1:50 secondi tra massimo, poco perché è concreto e al massimo lo spieghiamo. Guarda che fra 3 visual arriva a 1000. Oh yes. Ok, volevo dire, allora facciamolo partire. Okay. Allora praticamente ora vi spiego. Praticamente stavamo parlando a telefono perché mo col coronavirus. E come sempre pensiamo a mille cose, cosa poter fare, realizzare. Allora stavo parlando al telefono e allora ho pensato, ma se facciamo un nuovo format, così aspetta, facciamo la scenetta. Aspetta, prendi questo e fai finta che è un telefono. Ok. Dani, che facciamo allora per canale? Ma perché non mi piace? No, per io così. Mario, aspetta, facciamo un nuovo idea. Video. Prendiamo sì, prendiamo wow. Allora, prendiamo un video di poco tempo, anche se dura poco, non ci interessa, lo facciamo di 50 secondi. Ma cosa dobbiamo fare in sostanza? Dobbiamo praticamente far capire alla gente che dovevano commentare questo video all'infinito per arrivare al nuovo record per fare il video. In pratica dobbiamo raggiungere un record. Sì, è quello di record col video alla grande. Ok, allora facciamolo, registra, vai. E così è andato. E ora controllo, ok, è finito il video. E ora controllo, siamo a quota, vabbè, 997 visual, quindi penso che dovrebbero essere però forse sono 14.000 14.000 commenti. Però poiché YouTube ogni tanto li mette gli spam e quindi dobbiamo provare, provare. 13.000 anche perché lo dicono i video, ma l'ho detto anche quel video, o meglio l'ho scritto, chiunque può commentare in qualunque modo, anche ripetendo la stessa parola, frase, lettera, in qualunque cosa, perché l'importante, lo scopo è quello di ottenere il record, punto. Quindi non è che c'è un limite. Commenta quello che volete pure, come fare. Se non lo vedete perché lo dobbiamo approvare, ma comunque uscirà perché lo degli ogni tanto li approviamo, cioè li approviamo sempre in spam. Se non mi insultate è meglio, però. Vabbè, pure fatelo, tanto basta che ci commentate. Ora c'ha 378 like e 2 dislike, che c'ha 997 visual, allora proprio deve arrivare a 1000 like. Ok, vediamoci con l'ultimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Allora ringraziamo tutti quelli che ci hanno fino adesso ci hanno supportato, ci hanno seguito. Video, eccetera. Allora, non so quando uscirà un altro speciale del genere, però spero che quando uscirà un altro speciale di questi video saremo un po' più importanti. Allora, tecnicamente dovrebbe essere al doppio dei video. Se adesso a 200... 400. 600, 1000, 1200. E via dicendo. Okay. Grazie per la visione, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E invitate anche i vostri amici, iscrivetevi al canale. Commentate sotto al video dei commenti, ora me lo dobbiamo dire in tutti i video. Certo, soprattutto quello là, record commenti, perché certo. C'è da fare il record. Grazie per la visione, al prossimo video.